I numeri di maglia non sono ancora stati distribuiti, ma ci sono buone possibilità che tu sia il nuovo numero 10 del Padova. Raccontaci perché il ruolo di regista è il più bello, è il più ambito, è il più affascinante di questo gioco. Beh, diciamo perché il calcio giocato, diciamo che è sempre amato di più dai tifosi, no? E il regista è quello che magari tocca di più la palla, è quello che fa gioco, quindi è quello che appare di più durante magari la partita. Sul numero 10 è da vedere, perché ci sono tanti altri che vogliono i 10 e credo hanno, e diciamo meritano di più sto 10. Piccolo, qual era il tuo idolo calcistico? Non c'entra con il mio ruolo, da piccolo era Romario il mio idolo. E ho avuto anche la fortuna di i suoi ultimi passi di giocare contro di lui, diciamo, insieme, perché giocavo nel Vasco e lui era il suo ultimo anno e io andavo in prima squadra e facevo qualche partitella. Adesso qual è invece il campione che ti stuzzica, che ti appassiona di più? Beh, quando sono arrivato qua in Italia, nel mio ruolo, ho visto veramente un grande giocatore che è Pizarro. E mi sono specchiato sempre su di lui e quando ho giocato insieme, veramente ho cercato di rubare tanto con l'occhio. E per me lui è stato veramente un grande giocatore. La persona che ti ha portato in Italia, almeno stando agli iscritti, è uno dei più grandi talent scout del calcio italiano, che è Pantaleo Colvino. Ci racconti com'è stato il vostro incontro? Beh, questo amore è nato quando avevo 16 anni. Lui mi aveva già fatto una proposta, diciamo, per venire, e io ho detto di no perché mi sembrava essere troppo presto. Poi a 18 anni è arrivata un'altra, dove lui era a Firenze già, e lì ho dovuto dir di sì, perché a parte che era un sogno venire in Italia, poi nella Fiorentina era una grande opportunità. Sei arrivato in Italia con la fama di essere un futuro campione, la Fiorentina ti ha abbracciato subito, però hai avuto una serie di infortuni molto, molto gravi. Qualcuno dice che hai anche rischiato di smettere di giocare, eppure sei ancora qui. Com'è stata la rincorsa dopo questi tre brutti infortuni a tornare a essere un giocatore? Beh, è una rincorsa continua, devo dire, perché non sono infortuni così leggeri, quindi veramente ho rischiato. Tante persone, tanti medici hanno detto che magari non rientravo anche al 60%, diciamo, e invece sono riuscito a fare anche 8 anni di calcio giocato, magari non ad altissimi livelli come pensavo di poterlo fare quando sono arrivato, ma ringraziando Dio sono riuscito a fare la mia piccola carriera. Nel 2014 vinci il campionato di Lega Pro con il Perugia, un campionato difficile. Quali sono secondo te le caratteristiche che deve avere una squadra per prevalere in questo tipo di competizione? Io penso che la parola chiave è sempre gruppo, perché in quell'anno eravamo un'ottima squadra, ma non eravamo la migliore sicuramente. E invece abbiamo dimostrato in campo che eravamo un gruppo e l'abbiamo portata a casa. Ma io penso che sicuramente la parola chiave sia il gruppo, non c'è altro. Al di là della qualità, della quantità, perché poi questo campionato è strano, e ci sono momenti su e giù di una squadra, ma se il gruppo sta insieme, unito insieme all'allenatore, che è quello conta tanto, e sicuramente si può fare grandi cose. E a oltre una settimana dall'inizio di questo ritiro, che gruppo è questo Padova? Beh, sta nascendo un bel gruppo, io conoscevo pochi giocatori e penso che è un gruppo che può far tanto, è un gruppo, diciamo, di tutti bravi ragazzi che hanno voglia poi di riprendere la carriera in mano, diciamo, che vogliono fare ancora bene, hanno tanto da dimostrare nelle sue carriere, quindi penso sia un bel gruppo, dai. Grazie Filippo. Prego, grazie a voi.